Ed eccoli qua, infine, in culo un po' alla mia regola di non avere due volte la stessa persona. Ecco qua Izanagi no Okami e Izanagi no Okami Picaro. Izanagi no Okami puro divino, Izanagi no Okami Picaro multi-element. Ho scelto di togliere da lui verità letali perché lui è più propenso a quello e quello deve fare, mentre lui ha lo stesso, diciamo, concetto di Messia Picaro, solo ovviamente potenziato al 100% invece che al 50%. E ho lasciato ad entrambi abilità magica e signore della magia per il semplice fatto: di mezza costo aumenta danno 25%. Messia Picaro è nettamente inferiore rispetto al danno rispetto a Izanagi no Okami, ma sono due obiettivi diversi. Uno colpisce tutto, quindi con la possibilità potrebbe, che ne so, curare o dare a me il colpo che un nemico riflette o assorbe, mentre l'altro colpisce solo quello, sei sicuro che colpisce solo quello. Punto. Ehi, hey, Yose, che ci fai qua in fondo? Ah, ehi, ragazzi, ottimo lavoro. Ah, Yose-chan, sembri battuto. Qualcosa non va. Scusate, non volevo farvi preoccupare, ma me ne sono successe tante ultimamente. Prima che arrivassi qui ero in grado di bere tantissimi fiori, ed è stato tutto merito vostro. Perciò credevo stessi cominciando a comprendere gli umani. Ma adesso più fiori bevo e meno li capisco. Come funziona? Oh, ho capito, è come l'amore, no? Sapete, l'amore è giovanile. Hai compreso la sua spiegazione, Skull? Tu non sei un cavolo sull'amore. Sta zitta, so di che parlo, altro che se lo so. Teschietto ha ragione, la mia scoperta della natura umana è stata simile all'innamoramento. Quando approfondisci un argomento spesso scopri che è l'esatto opposto di ciò che ti attraeva, proprio come l'amore. Vero? Visto? Voglio scoprire di più sugli umani, ma mi chiedo se imparerò davvero ciò che mi serve su di loro continuando così. Mi spiace se propongo una semplice soluzione. Perché studiare gli umani? Perché non rinunciare e basta? Non posso farlo. Ho promesso a qualcuno che avrei studiato gli umani. A chi l'hai promesso? Scusate, dimenticate quello che ho detto. Comprendo la tua preoccupazione. A volte sembra che più lotti per raggiungerla, più la verità si allontana da te. Ho avuto a che fare con problemi analoghi, perciò capisco perfettamente. Ma ormai ho intenzione di affrontarli ogni volta che se ne presenta l'occasione. Vi ringrazio molto per l'aiuto. Quindi mi serve un'occasione. Oh, ci sono. Potrei chiedervi un favore? Vorrei combattere con me. Vorrei combatteste con me. Perché? Ah, sì, credo mi manchino un paio di passaggi. Non ti seguo. Se c'è una cosa che ho imparato studiando gli umani, quando gli uomini soffrono, sfogano le loro emozioni per poter andare avanti con le loro vite. Beh, in questo momento anch'io sto soffrendo. Le uniche persone su cui posso sfogarmi siete voi. E il modo più comune per sfogarsi è combattere. Vuoi arrivare alle mani? Non puoi attaccare briga con noi così, dal nulla. Che facciamo? Non mi aspettavo niente di simile. Beh, senza combatterlo non scopriremo mai se questa è davvero la sua occasione. Dobbiamo solo decidere se intendiamo secondarlo. Tu che ne pensi? Dovremmo combattere contro Yose. Combattiamolo. Grazie. So che è un po' improvviso, ma arrivo. Allora, parto da un presupposto. Questa dovrebbe essere una secret boss fight. E dovrebbe essere abbastanza difficilotta rispetto a quanto dice l'internet. Ma io, per come me la ricordo, l'ho sfondato in pochissimo tempo. Vediamo se ero troppo potente o mi ricordo male. Adesso inizierò a sfogarmi. Non aspettatevi che mi trattenga. Vieni qua allora. Questa macchinina del cacchio. Però hai fatto un sacco di male al mio caro amico Ryuji, mio caro. Quindi non te lo posso perdonare. Ribellati, Joker. Tu invece, spirito combattivo su tutti quanti. Esattamente come Caroline e Justine. Di nuovo questa musica.
Tuan. Super energia a tutti quanti. Tu invece debilitalo pure. Palla nucleare. Tu quindi usi gli oggetti, vedo. Non ti preoccupare. Assautobi, Yoshitsune. Vedo che resiste gli attacchi fisici. Qualcuno è bravo allora. Ryuji, mano di Dio. New bikini burnafi. Ai, fa più male di quanto mi aspettassi. Ma non avete ancora iniziato a sfogarvi sul serio, vero? Abbiamo appena cominciato, provate a starmi dietro. Benissimo, allora giusto per concludere la cosa, attacchiamo con la frusta. Perché sennò poi ci rimane, anche tu. Fuoco di soppressione. Vediamo se gli spari gli fanno qualcosa. No, gli spari gli fanno qualcosa. Dispiace. Pa, 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 pa. Allora, visto che siamo anche carichi, a questo punto... Frecce splendenti! Ai, ta, ta, ta. Con frecce splendenti lo distruggo. Inizia a piacermi. Perché però? Fa male cane, eppure mi sto divertendo. Aspettate, devo concentrarmi. Arrivo, gente. Skull, mi dispiace. Cambiamo. E facciamo entrare Haru. Per sicurezza. Si sa mai che ci metta qualche effetto di stato. Super energia di nuovo a tutti quanti. Akechi l'aveva già, per fortuna. In realtà è stato un po' uno spreco, però va bene uguale. Potevo fare inferno di fuoco, ma almeno volevo concentrare di nuovo Joker e Haru. Adesso comprendo come vi sentite. Grazie. Ora è il momento che vi mostri come mi sento io. Ecco quello che ho imparato studiando gli umani. Ammirate i miei veri sentimenti. Io non vedo tutta questa difficoltà che la gente diceva. Questo è stato divertente. Sai cosa? Voglio darti proprio l'occasione di farlo, quell'attacco. Intanto ti debilito di nuovo. Vediamo cosa fa quell'attacco. Si sa mai. Muro della vita. Proteggici tutti, Haru. Forse effettivamente dovevo lasciarglielo. Dovevo lasciarlo attaccare. Ma chi lo sa. Han, inferno di fuoco. Spera di non ucciderlo però. Bravissima Han, che l'hai lasciato vivere. Che ne dici di pararti tu, che sennò lo ammazzi? Bello questo attacco. L'avevo ucciso prima che potesse farmelo, quindi. Wow. Ha quasi ucciso Noir. Scusa un attimo, sono caricato? Sì, sono caricato e sono anche ipercritico. Benissimo allora, mi dispiace Yose, hai fatto il tuo ultimo colpo. Letali, letali. 2500 a colpo. Oh, la mia macchina non funziona più ora. Questo è lo scontro con Yose. Fine. Non lo so, sono un filo deluso, nel senso potevano fare un altro scontro segreto al pari di Caroline e Justine. Eppure hanno fatto uno scontro, sì, difficile, ma non così tanto. Aiaiaiaiaia. Davvero un ottimo lavoro. Mi scuso per tutta questa faccenda. Ora capisci come mi sento? Fin troppo. Grazie a tutti, io... Oh, hai scoperto qualcosa di nuovo? No, sono abbastanza sicuro di capire gli umani meno che mai. Ma che... Mi aspettavo dicesse l'opposto. Già, speravo sarebbe finita con una nota positiva. Beh, questo è un problema. Mi spiace se non siamo riusciti ad aiutarti. Perché ti scusi? Beh, hai detto che ora capisci gli umani ancora meno di prima. Ma è una notizia fantastica. In che senso?
Gli umani non sono semplici da definire. Ecco perché spesso si smarriscono e chiedono appoggio alla persone fidate. Talvolta tentano persino di compiere l'impossibile insieme a quelle persone. Proprio come voi avete appena cercato di fare con me. Adesso sono sicura che questo sia ciò che significa essere umani. Quindi è impossibile scoprire tutto sugli umani in così poco tempo. Tuttavia, mi ha permesso di capire quanto mi piacciono. Perciò il nostro aiuto è stato di tuo gradimento? Sì, finalmente ho capito. Posso tornare da quella persona quando mi pare. Si può sapere chi è questa persona di cui parli di continuo? Questo vorrei saperlo anch'io. E già che ci siamo, chi sei tu? Io, sono io. Sono io, sono un ragazzino diventato un po' più sveglio perché ha incontrato voi. Non importa chi siamo, vaghiamo di continuo in cerca di noi stessi. E ricordate, c'è molta più gente che osserva l'umanità di quanto possiate credere. Ciao. Capisco. Lo sapevo, grazie ancora. Ho una cosetta per voi, per ringraziarvi del tempo speso ad aiutarmi. Ecco, prendi. Che cos'è? Un equipaggiamento? Una vaschetta a stella. È così interessante. Ah, gli umani. Non mi sorprende mai, non mi sorprende che non si riesca a lasciarli stare. Che vorresti dire? Non ti preoccupare, non è niente, ci si vede. Grazie infinite. Oh, spero mi aiuterai ancora a raccogliere fiori. Vado, ottimo lavoro. Che persona strana. Non capisco appieno cosa è successo, ma ha risolto il suo problema? Yose, sarà strano, ma di certo è un ragazzino davvero carino. Lidian, anche io sono carino. E niente, è finita così. Ci ha dato un oggetto che io ammetto di non sapere cosa faccia. Credo, voglio ipotizzare adesso, che questo sia il regalo di addio di Yose, ovvero se abbiamo questo oggetto possiamo avere i potenziamenti del memento quando vogliamo. Ma non ne sono sicuro. Vediamo se la wiki conferma. In sostanza dice che questo oggetto raddoppia la quantità di fiori che otteniamo da Yose. Gran bel premio.